Adesso chiamo qui Dario Altieri di Walt Disney Company Italia, che si è gentilmente prestato per la presentazione del caso che sarà discusso oggi da me e Elisabetta. Prima però delle avvertenze, una preghiera, delle informazioni. Come il Presidente ha avuto già modo di dirvi, il caso è frutto di fantasia, insomma, ovviamente abbiamo tenuto conto di tutta la giurisprudenza che in Italia c'è stata per costruirlo. Però insomma è un caso di fantasia. L'unica cosa diciamo reale in questo caso è il format di partenza, cioè quello diciamo che le ricorrenti, di cui le ricorrenti chiederanno la tutela, ed è il format quando non c'è. Per l'utilizzazione di questo format ringraziamo ancora una volta Angelica Riboni, che è l'autrice che ci ha concesso di utilizzarlo e di metterlo insomma in questo agone anche questa volta. Tra l'altro Angelica è qui, il format a casa quando mamma non c'è è in cerca di una casa, quindi se vi dovesse piacere dopo potrete incontrare Angelica. Un'avvertenza, tutti i materiali che vedrete sono stati prodotti dalla Mila Legal Production, una piccola casa di produzione indipendente. Alle prime armi in questo campo, quindi cercate di giudicarli con clemenza. E al termine, diciamo, della discussione, vi sono stati consegnati dei gettoni all'entrata. Al termine della discussione anche voi avete un ruolo come giuria popolare e quindi potrete esprimervi a favore della tutela del format quando mamma non c'è con il gettone bianco, oppure diciamo a sfavore, quindi per la non tutela del format con il gettone nero. Questi gettoni verranno raccolti e verranno tenuti in considerazione da quella che è la nostra giuria invece di addetti ai lavori, e come il Presidente vi ha già detto, saranno presenti nella giuria due rappresentanti delle emittenti televisive, che sono Marcello Dolores per Discovery e Antonella Barbieri per Fox. E invece avremo poi due rappresentanti per il mondo della produzione che sono Laura Ciccolini di Endemol e Dario Morelli per Fremantle Media. A questo punto lascio la parola a Dario che illustrerà il caso acriticamente, senza nessuna valutazione sul merito, e poi ci saremo io ed Elisabetta che ovviamente faremo le difese delle parti ricorrenti e resistenti. Grazie, grazie Maria Angela, grazie a tutti. Chiaramente, come avete visto, sono stato invitato a rendere quinto in relazione a qualsiasi giudizio di merito nella presentazione, nella prospettazione del caso, e proprio per questo il mio ruolo è un po' quello di introdurre gli elementi di fatto, in maniera tale che poi successivamente la parte un po' più di dibattimento e direi anche un po' più divertente, appunto, sarà svolta da Maria Angela Liuzzi e Elisabetta Mina, che si appunto confronteranno dibattendo le tematiche giuridiche. Poi la nostra prestigiosa giuria, col vostro aiuto ovviamente del pubblico, darà un degno finale alla giornata. Partiamo dall'inizio della storia. Un format dal titolo Quando mamma non c'è viene depositato alla SIAE, vedete anche l'attestazione dell'avvenuto deposito in data 27 aprile 2015, un format che viene depositato, come ha detto Mariangela, dall'autrice originale del format, Angelica Riboni, che lo deposita ovviamente con a supporto una serie di materiali descrittivi del format. Si tratta di un format fondamentalmente di cucina e di chiacchiere in cucina con una serie di personaggi fissi, con una struttura narrativa di base. In questa slide iniziamo subito a vedere quali sono gli elementi distintivi del format, che poi ci aiutano anche a focalizzare quelle che sono le caratteristiche perché un'opera dell'ingegno possa avere lo status di format. Quindi, in primis, il titolo, Quando mamma non c'è, una struttura narrativa di base, per cui l'idea di fondo è l'assenza della madre, che quindi lascia il papà solo a casa,
sprovvisto di esperienza in materia gastronomica e che quindi deve cimentarsi con una ricetta previamente lasciata comunque dalla mamma, che è assente ma di fatto è presente in quel convitato di pietra di tutta l'evoluzione della storia narrativa, che dà l'indicazione al papà e che poi coinvolgendo le figlie andrà a cercare, a trovare gli ingredienti presso i vari esercenti vicino casa, vicino alla location, che poi sarà la location appunto del programma televisivo. Poi dopo aver trovato gli ingredienti, seguendo pedissequamente la ricetta della mamma, tornerà la famiglia tornerà in casa, introdurrà un ospite, l'ospite della puntata, e poi ci sarà un momento conviviale, corale, in cui si prepara la ricetta e poi si discute insomma di vari argomenti. Di fatto un elemento degli elementi caratterizzanti è appunto la presenza spontanea dei ragazzi in un contesto appunto intimo, con un certo grado di improvvisazione nella parte poi più corale. Altro elemento fondamentale del format, ovviamente la location, l'apparato scenico, un trullo in Puglia, fondamentalmente quindi sarà un programma realizzato in parte in interni presso la cucina all'interno del trullo, e poi ovviamente avrà una serie anche di esterne, perché nella parte di ricerca degli elementi della ricetta si andrà con la famiglia appunto presso esercenti, presso magari il porto, per cercare gli ingredienti più freschi da cucinare. Ecco qui riassunta quindi un altro elemento fondamentale, i personaggi, ovviamente che sono un'altra delle caratteristiche che deve far parte di una struttura, di un programma televisivo. Quindi la mamma, come dicevo, che è assente ma di fatto guida in parte l'azione, perché ha lasciato la ricetta pronta che poi il padre dovrà cucinare con l'aiuto delle figlie. Un papà che viene identificato comunque come un personaggio famoso, per dare ecco, anche un maggiore appeal magari al programma, che fa un po' il simpaticone tentando ecco, di trovare il giusto accordo con le figlie, cercando appunto di trovare soluzioni un po' differenti dal solito, visto che magari più carenti dal punto di vista ecco, della preparazione in cucina, cercare con la simpatia insomma di attrarre l'attenzione. Le figlie ovviamente che sono poi fondamentali nell'orientare anche il papà in alcune attività, un ospite che quindi cambierà di volta in volta nelle puntate, che può essere anche un personaggio dello spettacolo, anche qui per dare magari un maggiore appeal al prodotto televisivo. Come vi dicevo, ci sarà questo giro in paese o comunque in campagna per cercare gli ingredienti migliori, quindi un coinvolgimento anche del tessuto sociale, degli esercenti per cercare i vari ecco, ingredienti della ricetta. Passiamo a quella che è sostanzialmente la scaletta del programma, fondamentale anche qui per dare una struttura al programma. Quindi nel format depositato iniziale si sintetizza un po' lo scheletro del programma, una sigla, la presentazione della ricetta del giorno, come vi dicevo papà e figlie si sguinzagliano per cercare gli ingredienti e incontrano i vari esercenti, si ritorna a casa, arriva l'ospite che viene introdotto, poi c'è questo momento un po' di conversazione, di preparazione, la parte un po' più conviviale, anche dove c'è l'elemento di improvvisazione che diventa un po' più forte, poi sigla finale e descrizione della ricetta, per tornare un po' anche, come dire, circolarmente a quello che è l'inizio con la presentazione della ricetta del giorno. Interessante focalizzare questo punto, cioè che al momento della registrazione del format l'autrice comunque dà una serie di possibili varianti di variazioni al format. Accanto quindi alla scheletra principale vengono proposte una serie di ulteriori idee che possono dare una caratterizzazione di volta in volta virata su un aspetto o un altro, e cioè quindi l'utilizzo di personaggi famosi, quindi sia degli ospiti
o anche il papà, che possono essere personaggi famosi, ma possono anche essere persone comuni. Quindi dal lato la possibilità che il programma abbia un'attitudine un po' più intima, quotidiana, quasi un po' più da reality, oppure la caratterizzazione come un elemento di maggiore forza, maggiore appiglio con un personaggio famoso che quindi apre le porte della propria vita, della propria casa, rendendo tutto magari in parte più interessante. Un'altra variazione, il format esce dalla quotidianità del paese, viene invece calato nella realtà cittadina, quindi con tutte le specificità e le difficoltà della vita in città, con tutto insomma da dover tenere conto di una serie di orari, dei livelli diciamo metropolitani diversi rispetto ovviamente alla vita in Tullo. Altra caratterizzazione, un elemento non semplice di semplice assenza della madre da casa, ma una vera e propria vacanza solo con papà, quindi senza la mamma ma in una realtà di vacanza, quindi con tutta un'altra serie di incombenze per il papà, non semplicemente preparare una ricetta ma gestire un po' più il tran tran quotidiano con i bambini, e quindi insomma questi sono degli elementi che vengono lasciati dall'autrice come possibili varianti tale da maggiormente caratterizzare il format. Cosa succede? Dopo aver registrato il format iniziale, l'autrice lo presenta insomma ai vari stakeholder del mercato, il format viene presentato anche un mesetto dopo la registrazione iniziale a Lincoln, è un'emittente televisiva, un'emittente satellitare tematica, Family Channel, lo considera di proprio interesse e quindi finanzia il format, acquisisce licenza del format in esclusiva per 3 anni e decide ovviamente quindi coinvolgendo l'autrice, peraltro non soltanto acquisendo di licenza del format ma anche coinvolgendola come consulente editoriale, quindi per lo sviluppo del format stesso, e quindi produce una primissima serie, una premiere, quindi una prima puntata che va in onda appunto su Family Channel. Il programma viene realizzato però in autoproduzione, quindi con un budget abbastanza limitato, e quindi si decide, di concerto con l'autrice, di semplificare la scaletta del programma, quindi eliminare alcuni elementi. Come vedete, fondamentalmente, dopo la sigla, presentazione del giorno, il momento appunto di coinvolgimento delle bimbe e di ricerca degli ingredienti, poi si torna a casa e si prepara la ricetta, quindi fondamentalmente manca rispetto all'originale struttura narrativa la presenza dell'ospite, probabilmente anche perché un ospite magari famoso ovviamente comporta anche delle spese in più, avendo deciso di mettere la piccola emittente satellitare di fare un programma un budget un po' più basso, elimina questo elemento. Un estratto del programma per farvi un'idea. Facciamo così, adesso noi andiamo indietro, andiamo da Homer, ci facciamo vedere come si fa la pizzeria.
noi prendiamo quello che lui fa e noi vediamo come si fa. Perfetto, oggi allora, visto che abbiamo la mozzarella, ci facciamo frise, che già ce le ho, con mozzarella tagliata, eh? No. Perché no? I panzerotti sono una cosa seria, i panzerotti. Anche noi siamo seri. Perché voi siete seri, sì, lo so, benissimo. Però quindi chi vi fa i panzerotti, scusate? Noi, con mamma, li abbiamo fatti. Ah, quindi sapete fare i panzerotti? Sì. Ok, quindi facciamo i panzerotti? Facciamo. Ufficiale? Sì. Va bene, facciamo i panzerotti, ufficiale, d'accordo. Il coinvolgimento, il livello, la portata del coinvolgimento dei figli e la
insomma, la realizzazione finale del piatto. Fondamentalmente, come si dice, la competizione tra papà sarà un pretesto per scoprire e riscoprire i piatti della tradizione regionale, per indagare con leggerezza cambiamenti sociali che hanno portato, insomma, anche noi a diventare un po' più parte integrante delle attività familiari e domestiche. Quindi questa è la rassegna stampa che viene diffusa e adesso vediamo l'intervista del direttore editoriale della Guardia di Tente. Sul quale, insomma, ovviamente io mi sono pronunciato in alcun modo sulla bontà del
delle strutture del format, però mi sento di avere una certa empatia per la realizzazione del secondo programma. Nella puntata di oggi siamo con la protagonista di una banda che ha ripreso la preparazione di due ricette della tradizione locale. Il risotto allo zucchero e il crudele milanese. Allora ragazzi, adesso che ho messo tutto a posto, ok, inizio a togliere un fatto di mercato. Facciamo questo risotto che ci ha indicato la madre. Dov'è la ricetta che ha fatto la vostra madre? Credo che lo stesso su prima. Allora, ricetta risotto, 200 g di miso carnarolio, 80 g di burro, 2-3 cucchiai di parmigiano, 2 litri di brodo di manzo, vino bianco, 10 fili di zafferano di pistilli, a pistilli.